con coach Tozzi della Virtus Siena. La partenza è stata buona per la Virtus, poi dopo quel parziale 23-0 naturalmente ha cambiato totalmente la partita, però c'è da dire che potevate sbracare, invece la Virtus ha combattuto fino alla fine. Sì, mi sembra un'analisi corretta quella che hai fatto. All'inizio della partita alcune cose che avevamo programmato di fare hanno funzionato, poi il parziale di 23-0 si parla del niente, ovviamente le partite sono compromesse, e anche se noi obiettivamente facciamo un altro tipo di campionato rispetto a Fiorentina, perché i roster non sono comparabili, non lo possiamo accettare da noi stessi, perché poi succede che i secondi 20 minuti aggiusti qualche cosa, ti riesce di fare un paio di buone azioni, riprendi fiducia, c'hai un po' più di impatto in difesa, però le partite a quel punto sono già andate, dunque resta il rammarico, perché 23-0, nonostante la forza della Fiorentina, è un parziale che non possiamo accettare da noi stessi. Che impressione ti ha fatto la Fiorentina? Si è visto proprio una differenza anche a livello fisico rispetto alle due squadre. La seconda cosa che ti chiedo: la società mi sembra sia al lavoro per cercare di rinforzare la squadra e renderla probabilmente più competitiva con qualche elemento esperto per la categoria? Ma per ora lavoro con quelli che ho, ti dico la verità, noi si sapeva che avremmo fatto tanta fatica a livello fisico, poi ovvio ci manca anche un po' di talento rispetto a una squadra come Fiorentina, che mi ha fatto un'ottima impressione, abbiamo visto tanti video, anche se l'abbiamo dovuta preparare un po' di corsa, perché i giorni erano pochi. È una squadra organizzatissima che ha tantissime soluzioni in attacco, hanno questo sistema difensivo di cambiare sistematicamente su tutti i blocchi. È chiaro, noi fisicamente paghiamo tanto questo tipo di difesa. Per il resto, ripeto, io lavoro con i ragazzi che ho, molti sono i ragazzi che ho avuto nella splendida stagione dell'anno scorso della promozione, conosco i loro valori tecnici ma soprattutto umani, e me li tengo stretti.